decreti legge, uno in particolare di cui sono proponenti. Per cui per quel determinato non è ritenuto sicuro. L'unica considerazione da fare è che il decreto si compone di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in atto avente forza e valore di legge, quindi fonte primaria, quella che è l'indicazione dei paesi cosiddetti sicuri. Si tratta di un'elencazione che coinvolge 19 paesi sugli originari 22, proprio perché, come diceva il collega Nordio, essendo che teniamo in qualche modo in considerazione il principio che ha introdotto la Corte di Giustizia europea, cioè quella della cosiddetta integrità territoriale, insomma, nella valutazione delle condizioni di sicurezza, abbiamo escluso il Camerun, la Colombia e la Nigeria. Con la Tunisia per le minoranze LGBT da domani sono sicuri? Il provvedimento normativo va in linea con quello che ha stabilito la sentenza della Corte di Giustizia europea. Tant'è vero che avevo premesso, l'aveva ribadito forse in maggiore dettaglio di analisi il sottosegretario Mantovano, noi abbiamo espunto dall'originario elenco tre paesi. Proprio perché c'era quello, io l'ho chiamata nella semplificazione eccezione territoriale, cioè sono paesi che già nelle schede, paesi che il lavoro istruttorio che era stato fatto in precedenza si era valutato che presentavano in alcune parti del territorio qualche problema che non li faceva considerare complessivamente e totalmente sicuri. Darà la spiegazione completa dell'articolo 1. Un breve riassunto sulla ragione per cui siamo arrivati a questo punto. Nasce da una sentenza della Corte di Giustizia europea che è molto complessa, molto articolata e probabilmente non è stata, lo dico a chiare lettere, ben compresa o ben letta. Per essere intervenuti, buona serata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.